Bella ragazzi, qua è Pix. Sapete perché è ancora addosso la bandiera della Juve? Lo sapete perché? Perché peccato per l'eliminazione, ragazzi, peccato. Però l'avevamo predetto da tanto tempo, da mesi, che purtroppo la Juve, questa squadra con Lione, non passa. Io ancora indosso questa bandiera perché io amo questi colori. Amo la Juventus più di ogni altra cosa. Che purtroppo questa società comandata da un presidente che è stato assente per tutto l'anno, da questa dirigenza penosa, penosa per aver costruito attorno a Cristiano Ronaldo una squadra orrenda e oscena, ma soprattutto da questo allenatore che si è dimostrato un perdente. Un perdente e un mediocre. E adesso io avevo detto che se andavamo fuori dalla Champions, io vi aspettavo tutti al varco, Sarriani dei miei coglioni, che voi elogiate, avete elogiato tanto il maestro del bel gioco, e avete detto e continuate a dire che Cristiano Ronaldo è il male della Juventus e Cristiano Ronaldo se ne doveva andare, E io ve l'ho detto, ve lo ripeto, se non c'è Cristiano Ronaldo, se non segna Cristiano Ronaldo, la Juve non vince una partita. Purtroppo la Juve stasera ha vinto, ragazzi, e non è bastato, perché per la nona partita di fila, in totale abbiamo subito 18 gol, cosa che Allegri non li prendeva. Però siccome noi abbiamo in panchina il maestro del bel gioco, il maestro del sarrismo, il maestro del Sarriball, colui che doveva portare a Torino il gioco più bello del mondo, E da 10 mesi, ragazzi, non si è visto un cazzo. E adesso tutti quegli youtuber che continuano a dire che noi siamo dei tifosi mediocri e dei bastardi maledetti e che di calcio non capiamo un cazzo, uscite fuori, metteteci la faccia. Dite e ammettetelo che Sarri ha fallito ed è un allenatore mediocre, è un perdente, ma tanto non lo fate perché non avete i coglioni, non avete la dignità di dire le cose come stanno. Abbiamo un centrocampo di merda, abbiamo un portiere di merda, perché è un portiere di merda. Non abbiamo un attaccante che la butta dentro, Higuain è un ciccione di merda ed è meglio che va fuori dai coglioni, perché hai rotto il cazzo e te ne vai a fanculo, tornatene in Argentina e non rompere più i coglioni. Cristiano Ronaldo, ragazzi, purtroppo, secondo me, lascerà la Juventus. Dybala, ragazzi, io purtroppo non l'avrei fatto giocare e si è visto il risultato, però meno male che, ragazzi, che la stagione è finita, è finita. E adesso ragazzi ci divertiamo perché purtroppo il signor Sarri, te lo dico io e lo anticipo ai miei iscritti e chi si vorrà iscrivere al mio canale perché io sono un tifoso che quando c'è da criticare la Juve e mi incazzo e non lo faccio perché mi devo scatenare contro qualcuno, lo faccio perché io amo questi colori, amo la maglia e amo questa squadra, purtroppo la società no. Perché è una società taccagna, attaccata ai soldi, che non gliene frega un cazzo della squadra. Loro sono solo attaccati al marketing, a incassare e a vendere. Tanto, quando hanno i soldi e non spendono un cazzo, compriamo giocatori mediocri. Questo è il risultato. Adesso, ragazzi, ve lo dico io anticipatamente, e ve lo dico io, non c'è bisogno che lo dica la società, ma io questo lo dico da mesi. Purtroppo, Sarri non sarà più l'allenatore della Juventus dalla prossima stagione. Secondo me anche il Real Madrid, ragazzi, è andato fuori. Secondo me è scegliere Agnelli l'allenatore. Agnelli, scegli bene. E io ve lo dico adesso, salvatevi, il minuto 4:17. Zidane sarà nuovo allenatore della Juventus e nel 2021 Zidane sarà accompagnato con Pirlo vice allenatore. Quindi, ragazzi, poi dopo Sarri, che sarà esonerato, caro Paratici, fai le valigie perché invece di gioire alla vittoria dello scudetto, ad abbracciare il presidente Nedved ridendo e scherzando, io se fossi in te e avessi la dignità farei le valigie e andrei fuori dal cazzo perché hai dimostrato che senza il signor Marotta, ahimè, e io mo lo devo dire e lo devo ripetere per l'ennesima volta nel mio video,
hai dimostrato che senza il signor Marotta non sei nessuno. Hai costruito intorno a Ronaldo, una squadra vergognosa e deplorevole. E questo è l'artefice del fallimento che hai creato in società. Ma soprattutto, prendendo questo allenatore, avete distrutto il DNA vincente della Juventus. E per ultimo, secondo me, anche il signor Pavel Nedved, invece di inseguire e farsi le ragazze di 19 anni, secondo me è meglio che anche tu vai fuori dai coglioni perché non hai dimostrato nulla, nulla. Ragazzi, purtroppo il video finisce qui. Se io devo dare un voto a questa stagione, io do un bell'uno, uno, perché sono buono, sono buono. E purtroppo, ragazzi, questa è stata solo ed esclusivamente una stagione, ragazzi, fallimentare. Adesso è dura digerire questa sconfitta, questa eliminazione. E niente, ragazzi, adesso vediamo cosa ci porterà il mercato. Tanto arriveranno giocatori mediocri. Ragazzi, come sempre, fino alla fine, forza Juventus. Che bella mentalità di merda. Continueremo con questa mentalità provinciale. Noi, ragazzi, commentate. Mettete un like, ragazzi. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video perché finalmente, ragazzi, questo scempio è finito. Un saluto, ragazzi. Fino alla fine, forza Juventus.